Oggi siamo qua in Via Volta con i corsi qua di Sanremo e la sezione di trampolino, però siamo in contemporanea a Taggia con l'agonistica di ritmica, a Taggia in un'altra palestra con l'agonistica maschile di ginnastica artistica e a Arma con i corsi di ritmica. Quindi praticamente oggi l'attività si svolge in quattro palestre in contemporanea. Coinvolgiamo sui 300 ginnasti, quindi un numero notevole per questo tipo di attività qua. Voi siete reduci da una grande manifestazione organizzata dal CSI d'Imperia, no? Giusto, era il Gran Premio Provinciale di Ritmica Artistica, erano presenti 230 ginnasti nostri della Ginnastica Imperia e della Mater Misericordia Sanremo, che è l'istituto dove noi abbiamo una sezione. In più abbiamo anche Santo Stefano come palazzetto, dove facciamo i corsi di ginnastica generale e di trampolino. L'altro trampolino, che costa una cifra, ce l'abbiamo a Santo Stefano. Quindi uno qua e uno a Santo Stefano. Vedo che qua ci sono una cinquantina di bambini, sì. Già dai più piccoli ai più grandi. Spiegaci un po', hanno dei costumi diversi uno dall'altro? Praticamente quelli che vediamo fare questa psicomotricità sono quelli dei corsi di base che hanno iniziato quest'anno o l'anno scorso. Poi man mano passano nei corsi avanzati e si specializzano in quello che gli piace di più, che può essere la ginnastica artistica, la ritmica, il trampolino, a seconda di quello che sono i loro gusti e le loro predisposizioni. Dipende un po' dai bambini come cosa. Però poi noi li indirizziamo chiaramente. Quelli più coraggiosi fanno trampolino, perché è quello un po' più che richiede un po' di coraggio. Comunque ne abbiamo tanti e ne abbiamo anche di bravi, che danno già risultati anche a livello nazionale. Domenica prossima siamo impegnati a Como con l'interregionale di categoria di ritmica, che è il massimo livello che c'è a livello di federazione. E 24 di questi qua del trampolino andiamo a Milano a fare una gara anche quella a livello nazionale. Poi facciamo l'esordio in Serie A di trampolino con quei quattro grandi a Bari il 10 marzo e poi andiamo avanti fino a giugno, ogni sabato e domenica abbiamo gare di tutti i tipi come cosa. Abbiamo parecchi istruttori, per fortuna abbiamo anche abbastanza spazi nelle palestre, per essere in provincia di Imperia non ci lamentiamo. Ma qual è il vostro segreto di ottenere tutti questi risultati? Perché io vedo che durante l'anno dove andate raccogliete allori. Beh, intanto la ginnastica è uno sport che piace ai bambini. Tra l'altro penso che ultimamente quello è lo sport che ha il maggior incremento a livello di praticanti in Italia. Quindi stanno facendo risultati. Quest'anno come federazione abbiamo tutte e quattro le sezioni olimpiche qualificate per le Olimpiadi, quindi questo dà prestigio e fa in modo che si parli di ginnastica. E poi noi come Riviera dei Fiori, dopo 25 anni, forse abbiamo capito anche un po' come dobbiamo fare il nostro mestiere, quindi per fortuna abbiamo palestre, abbiamo istruttori qualificati, abbiamo bambini che vengono volentieri e poi abbiamo le famiglie che ci seguono e ci aiutano, perché questo è uno sport costoso. Se voi pensate, un trampolino come quello costa 8.000 euro e qua dentro ci saranno 40.000 euro di attrezzature, quindi cioè, non è una cosa che si improvvisa da oggi a domani, ci vogliono anni, piano piano uno si riesce a creare le strutture e anche i tecnici, perché poi comunque creare un buon tecnico ci vuole del tempo. Come qua.